Mi sa che oggi tocca proprio a me, Gesù. Non posso fare altrimenti. Cosa dirò a questi fratelli che mi ascoltano? Ma? Dici? Beh, alla fine hai sempre ragione tu. Proviamo. Ciao Luisa. Eccoci qui, al nostro quarto giorno di settenario. Abbiamo visto, in questi tre giorni passati, una bella S di sapienza, una A, Adonai Signore, la R di radice, e in cappella sta venendo fuori una strana parola, mo, non si capisce tanto. Vedremo. Oggi dobbiamo aggiungere un'altra lettera, la lettera C. Vediamo perché, di che cosa ci parla la quarta antifona. O chiave di Davide, scettro della casa di Israele, che apri e nessuno può chiudere, chiudi e nessuno può aprire. Vieni, libera l'uomo prigioniero, che giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. La quarta antifona ci dice che Gesù è la chiave. E io mi sono immaginata un grande castello, il più bel castello che possa esistere, di cui Gesù è la sapienza, colui che l'ha pensato e l'ha creato. È il Signore, ogni castello ha un Signore. È la radice, cioè le fondamenta. Ed è anche la chiave. Questo castello stupendo, meraviglioso, il più bello che si possa pensare è la nostra anima, è il regno di Dio, come ci diceva Santa Teresa d'Avila, no? Che immaginava la sua anima proprio come un castello interiore. Dio ci ha fatti come una meraviglia stupenda. E leggendo questa antifona mi chiedevo, ma Gesù, che cosa dirò a chi mi ascolta? Perché le idee sono tante, ma poi mi trovo sempre a mani vuote. E leggendo Chiave di Davide, ho pensato a una cosa, anzi, ho scoperto una cosa, che David, che sappiamo tutti chi era, vuol dire diletto. Quindi questa chiave mi ha parlato subito d'amore, perché diletto è una persona che si ama in modo particolare, speciale, unico. Il Cantico dei Cantici ci parla tante volte del mio diletto, cioè quella persona che proprio preferisco, che è al di sopra di tutte le altre. Ecco, Gesù è questa chiave di Davide. È la chiave dell'amore. E chiedendo proprio a Gesù che cosa vi avrei detto, Gesù mi ha fatto capire questo. Non sei tu che hai qualcosa da dire agli altri. Sono gli altri che hanno qualcosa da dire a te. Sì, in questi giorni siete stati voi a parlare a me di questa chiave. Siete stati voi coi vostri volti, con le vostre storie, con i vostri problemi, con le vostre gioie e le vostre sofferenze, a parlarmi di Gesù, a parlarmi di questa chiave dell'amore che incontro tutti i giorni nel fratello. Gesù si è incarnato, ha preso la nostra stessa carne, proprio la nostra, questa, uguale, per dirci, per dirmi che in ogni fratello che incontro, io incontro lui.
incontro il suo amore, incontro tutto ciò che di meglio ha pensato per me. Sì, proprio nei vostri occhi, nei vostri sorrisi, nelle vostre lacrime, io incontro Gesù, un Gesù che si è fatto carne per dirmi che mi ama all'infinito. E continuando poi a leggere l'antifona, il primo pensiero così che mi è passato, che poi ho anche allontanato, ma forse è proprio quello che Gesù voleva dirmi. Dice che apri e nessuno può chiudere, chiudi e nessuno può aprire. Ho pensato alla confessione. Ho pensato, mi è tornato in mente quell'amore di cui parlava Francesca che va verso Dio, Adonai, che ci fa salire sul monte Sinai. Questo amore che arde come un roveto che mai si consuma. Quindi un amore che si protende tutto verso Dio. E un amore che incontro poi nei fratelli. Ecco perché il sacramento della confessione, quelle chiavi che Gesù ci dà in mano, perché è Lui stesso la chiave, attraverso cui noi possiamo sanare il nostro rapporto con Lui e il nostro rapporto con i fratelli. Ho pensato a quando Gesù nel Vangelo dice a Pietro: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, a te darò le chiavi. Quello che tu aprirai, nessuno potrà chiudere. Quello che tu chiuderai, nessuno potrà più aprire. E queste chiavi a noi arrivano proprio attraverso il sacramento della confessione. Questo incontro vivo, vero, reale con Gesù, che ci dice: io sono qui ad aspettarti perché tu possa far tornare nuove e belle le tue relazioni, la tua relazione con me e la tua relazione con i fratelli. Pensiamo a Gesù bambino, a questo Dio che si fa carne, che si fa umiltà, che si fa tenerezza, che si fa fragilità assoluta, un bambino. Ecco, e con gli occhi che guardano a questo bambino, accostiamo il fratello che ci sta vicino. Accostiamo non quelli che ci stanno lontani, che sono in Africa, che sono nella povertà ma che non conosciamo, che sono chissà dove, no? Il nostro prossimo, il primo Gesù bambino da incontrare, sei proprio tu. Il fratello che ti sta accanto, il marito, la moglie, i figli. In ciascuno che tu incontri c'è Gesù bambino che in questo Natale ti dice: io ti amo, questo ho pensato per te. Allora, se oggi, domani, hai la possibilità, vai ad incontrare Gesù lì nel sacramento della confessione. Vai ad incontrarlo per fare nuove le tue relazioni e vai ad incontrare il fratello facendo magari un gesto di affetto che è da tanto tempo che non fai, verso quella persona che ti sta sempre accanto, che ti è sempre vicina, perché alle volte ci si dimentica di fare gesti di affetto verso le persone con cui viviamo tutti i giorni, si danno per scontati. Contemplando il mistero della natività, entra in Gesù bambino e scorgi il suo volto in ogni fratello che incontri. Buona continuazione di settenario. Grazie e pace. Ciao, grazie e pace.